Chi non ama il cioccolato? Fondere il cioccolato è un'arte, ma mangiarlo è un privilegio. Allora, sto fondendo il cioccolato per preparare delle barrette spezzafame. Allora, qui ho pronti gli ingredienti, sono dei fiocchi di farro, eccoli qua, potete usare anche quelli di avena. E poi ci vorrebbe un pochino di farina di avena. Io in questo caso utilizzo la mia farina di sorgo. Il bigliettino si è appuntato. E aggiungerò probabilmente anche un pochino di mandorla, farina di mandorla. Dopodiché, il solito un pizzichino di sale, la vanillina o vaniglia, un pochino di sciroppo d'acero e un po' di tahina. E non trovo più, ah, eccolo qua, l'olio di cocco. Questi sono gli ingredienti. Adesso, intanto che scioglie il cioccolato, vediamo la preparazione. Ok, allora procediamo. Intanto che qui ho messo a sciogliere il cioccolato, vado ad aggiungere pochissima, perché ne ho veramente poca, 3 cucchiai di come si chiama questo qua? Crema di pistacchio e nocciola, quindi l'aggiungo proprio perché devo terminare il barattolo, ma ne avessi avuto un pochino di più ne avrei messo anche un pochino di più. Comunque già questa è una buona, sono venuti 2 cucchiai, una buona quantità. Poi aggiungo anche, se avete della burro di mandorla, potete mettere il burro di mandorla, io non ne ho, utilizzo altri 2 cucchiai, questa volta abbondanti, di tahina. Potete usare sia la tahina chiara che la tahina scura, ecco qua, e faccio sciogliere e mescolare bene tutto insieme. Ok. Cioccolato è bello sciolto, quindi anche gli altri ingredienti si amalgamano bene. Aggiungo qualche ultimo pezzetto di cioccolato che avevo da parte. Cioccolato, pioggia di cioccolato dappertutto. Ok, e questo praticamente è pronto. Adesso spengo il fornello e lo lascio qui a riposare un attimino, intanto che preparo la base. Allora, spegniamo e ci trasferiamo. In questa ciotola adesso vado a mettere 250 grammi di fiocchi, e ripeto, potete mettere quelli di avena, io uso quelli di farro. Poi un paio di cucchiai di farina sempre di avena oppure, come in questo caso, io metto di sorgo, uno e due, e per dare un pochino più di bilanciamento e nutrimento anche un mezzo cucchiaio, vedete, faccio solo metà, di farina di mandorle. A questo punto mescolo, aggiungo un pizzico di sale, il mio, abbiamo detto, proprio pizzichino, la stessa quantità di vaniglia in polvere, o se avete l'estratto va bene l'estratto. Lo sciroppo d'acero, in questo caso devo ancora aprirlo, ok, allora sciroppo d'acero, facciamo 2 bei cucchiai, allora, uno e due, non prediligo l'agave, ma se avete l'agave va bene uguale, e 200 ml
di olio di cocco che ho fatto prima sciogliere, perché a questa temperatura ormai siamo che si solidifica, e poi l'ho fatto intiepidire leggermente. Ecco, se vedete che la quantità è abbondante, non mettete tutto, perché l'importante è vedere che si riesce a mescolare bene. Aggiungiamo un altro pochino di farro. Non si apre. Tanto male non fa. Ok. E il lavoro è quasi completato, perché adesso andrò semplicemente a stendere questo impasto che farà da base in una tortiera oppure una base comunque rettangolare. E poi per facilitare metto la carta al forno, ma si può anche non mettere, perché è più facile poi estrarla. Quindi mettiamo bene, verso il composto, lascio solo proprio un cucchiaino, due dentro la ciotola e vado a stendere bene, creando uno spessore di circa mezzo centimetro, un centimetro, cercando però di omogenizzare il tutto nella teglia. Io mi sto aiutando con questa spatola, ma potete eventualmente anche utilizzare qualcos'altro. Io ho tirato fuori altri due strumenti, possono essere questo qui che si usa per fare le crespelle normalmente, quindi fate in questo modo, tirate delicatamente, cercando di farlo appunto arrivare anche negli angoli, un po' di qui, un po' di là, cercando di creare lo spessore sempre il più possibile. Oppure ancora potevamo usare magari il raschietto, questo che usiamo per la pasta, sempre lo stesso movimento. Ok, questa base adesso la metto a raffreddare, dopodiché andrò a versargli sopra il composto che abbiamo preparato col cioccolato. So che a voi dietro le quinte piacciono, e allora eccomi qua in tutta la mia bellezza. Allora, non solo, attenzione, tadan! Questa è la mia mano dopo aver lavorato col cioccolato e quindi in attesa che si rinfreschi la base del mio dolce, vado a pulire tutta questa marmaglia che ho combinato. A dopo! Ecco, bastato 5 minuti al micro, al microonde, sì, al forno. È bastato 5 minuti nel congelatore e tac, vedete, si è solidificato e si riesce anche a staccare. Ma io in questo caso lo lascio ancora qua, perché sopra ci devo andare a versare quella delizia che abbiamo preparato prima. E anche qua, con un po' di cura. Bene, così tiriamo giù tutto quello che abbiamo. Intanto il fornello è tornato splendente, eh? E vi assicuro che non l'ho leccato, l'ho pulito. Tra l'altro, il punto a favore 1000 a 1 del fornello a induzione è proprio il fatto che sia semplice da pulire. Ok, stendo bene anche qua, facendo arrivare in tutte le parti questa delizia, non lasciamo scoperto neanche un piccolo pezzettino. Ok, tac, e poi solamente per una questione di estetica, chiamiamola come vogliamo. Ecco qua, l'ultimo goccino, facciamo cadere lì. Vado ad aggiungere un pochino di quella massa che avevo lasciato da parte, in questo caso senza stenderla
in maniera uniforme, ma solamente un pochino così alla rinfusa. Una volta si diceva alla Carlona, ma siccome ho una zia che si chiama Carla, mi sembra sempre di nominarla. Allora, diciamo alla rinfusa, forse è più italiano il termine alla rinfusa. Poi se invece vi piace potete anche fare uno strato intero sopra, eh? Nessuno lo vieta. Allora, fa un po' fatica a scendere. Questo angolino. Quando fanno le riprese a più volte con il ciak si gira. Mica come me, tutto in diretta e tutte le magagne e le gaffe pronte anche quelle in diretta. Bello della verità, c'è chi può dirvi di fare le cose fatte bene e c'è chi vi può far vedere che pur facendo pasticci qualcosa di buono esce lo stesso. Io ho veramente tirato giù tutto. A questo punto, questo è il mio dolce, lo vado a rimettere in congelatore fino a che si raffredda bene 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 e poi verrà tagliato a cubotti. Non ci credete che il fornello è venuto pulito? Sì, guarda. Lucido, lucido, lucido. Pronto per essere sporcato un'altra volta perché è quasi ora di fare pranzo. Ciao! I fuori onda sono sempre i miei preferiti. Ho ritirato e mentre pulivo mi è venuto in mente che avevo della granella di nocciolata. No, mi sono preparata stavolta. Granella di pistacchio, ho detto perché no? Visto che abbiamo messo dentro una crema anche al pistacchio, magari ci sta bene anche un pochino di granella di pistacchio sopra, e visto che ancora non si è solidificato, ne aggiungiamo. Che ne dite? Io credo che la cosa mi garba. Se a voi non piace, non mettetelo, tanto lo mangio io. Ciao! Ok, allora ho tolto il mio cappuccio, ero meglio prima perché sono tutti sparati, devo dargli una piega. Vabbè, allora volevo però farvi vedere l'ultima parte del video. Allora, ecco qua, trac, guardate che bello. Oh, no, così l'avete anche mangiato. Mamma mia, ma perché non me ne va bene una? Sta bravo un attimino. No, non si può. Niente da rifare. Allora, ecco qua. Ho tolto il mio ambaradan e adesso sono tutti sparati, vabbè, dopo il sistema. Volevo farvi vedere l'ultima parte del video. Ecco qua, questo qui è il risultato. Adesso lo sformo esattamente in questo modo, molto molto semplice. Vado a tirare giù la carta e con un coltello gli do praticamente delle sezioni. Possibile anche lasciarlo raffreddare, sì, fa ridere, raffreddare, riscaldare in questo caso qualche minuto per non romperlo e poi appunto facciamo delle barrette più o meno grandi, più o meno simili. Lo lascio raffreddare, ancora sto raffreddare, lo lascio riscaldare un attimino, ma il risultato è questo. Secondo me è uno stuzzichino carino. È orario di pranzo, non posso assaggiare. Piccolo. Assolutamente da provare. Assolutamente. Ragazzi, è buonissimo, semplicissimo, velocissimo e golosissimo. Davvero. Questa volta voglio vedere i vostri post con le foto e mi dovete far vedere questo bellissimo dolce perché buonissimo. Ok, può anche essere un'idea carina da regalare. Mettiamo un contenitore di vetro o una scatoletta di cartone.
in questo modo, e perché no, per una pausa caffè super golosa. Ok, vi lascio al vostro proseguimento, vi ringrazio per la visione, vi chiedo il mio pollice in su se il video vi è piaciuto, i commenti se volete provare a rifare la ricetta. Basta, buona giornata, ciao!